Grazie, bentornati sul canale. Dunque, sotto uno dei miei video mi è stato chiesto di parlare della saga di Outlander, della straniera. Io naturalmente, avendola letta, ho detto, ma certamente. E ora vi racconto allora un pochino di questa saga. Io come sempre vi ricordo di mettere mi piace al video, di iscrivervi al canale, di commentare se vi va. E qui sotto trovate i link di affiliazione per Amazon per acquistare alcuni libri, perché alcuni non sono più disponibili in questo formato. E poi un altro link di affiliazione Amazon dove trovate insomma un po' i libri che mi sono piaciuti di tutti i generi, quindi se volete qualche idea potete andare a spulciare lì. Dunque, innanzitutto, io ho scoperto questi libri grazie alla serie televisiva. È uscita 8 anni fa la serie, 7 anni fa, 8 anni fa. Su gruppi, insomma, su Facebook ne parlavano tantissimo bene, soprattutto del protagonista, e quindi l'ho iniziata a guardare, tra l'altro sottotitolata, perché ancora non era stata tradotta, e sinceramente tradotta ho visto un episodio, e fidatevi, nel caso guardatela in originale sottotitolata. E poi dopo aver visto la prima stagione mi sono impelagata in questa saga. Dunque, per chi proprio non l'ha iniziata a leggere, io vi dico, se vi impelagate in questa saga, è bella lunghina, non è una trilogia, non è una quadrilogia, quintologia, bensì in Italia attualmente sono usciti 16 libri. La saga proprio ancora non è finita, l'autrice, la Gabaldon, ha iniziato a scriverla nel 1991 e ancora non l'ha finita. In Italia sono iniziati a uscire i libri nel 2003 e il primo appunto è La straniera. Cosa è successo in Italia? Il primo è stato tradotto con un libro, gli altri invece sono stati tutti divisi, cioè presi i libri in inglese, sono stati divisi in Italia, quindi il secondo volume in realtà è il secondo e il terzo in italiano, il terzo volume in inglese in realtà è il quarto e il quinto e così via. Per questo in Italia siamo arrivati ad avere così tanti libri. Ora, lo scorso anno è uscito, grazie alla Mondadori, l'ultima uscita di questa saga, che sarebbe il nono libro in inglese e il sedicesimo appunto in italiano. Però tutto il nono si è tradotto con questo sedicesimo, cioè il nono in inglese non è stato diviso in due, bensì la Mondadori l'ha tradotto tutto in un unico libro. Molto probabilmente se voi andate su internet le edizioni così non le troverete più, perché sono scaduti i diritti per la TEA e li ha presi la Mondadori, e infatti cioè c'è stata la notizia che rifaranno la stampa di tutti i libri. Io mi sento male perché li vorrò tutti ricomprare nuovi, bene ma non benissimo. Quindi nel caso prendeteli in ebook se proprio li volete iniziare a leggere, perché così non si trovano a giro e se si trovano poi non ci saranno più i seguiti. E appunto, a quanto so, la Mondadori vorrà fare un libro in inglese, un libro in italiano, come insomma, non come hanno fatto loro, che ad esempio il secondo poi è stato diviso in due. Quindi intanto vi ho fatto un po' di infarinatura. Io l'ho letta questa saga in 4 anni, non ho letto tutti i libri uno anche dopo l'altro perché staccavo, leggevo altro nel mentre, però eccomi, ci sono voluti 4 anni per leggerla e per finirla. Insomma, mi manca l'ultimo, ce l'ho lì in libreria, mi è stato regalato per il compleanno a ottobre, però ancora non mi ci sono messa perché è tipo 1000 pagine e io ho super paura dei mattoni e quindi per ora la tengo lì e quando poi mi verrà, insomma, non lo so, prima o poi lo leggo. Parere personalissimo sui libri. Dunque, io quando la iniziai, naturalmente vi ho detto, avevo visto la prima stagione della serie televisiva, poi ho iniziato a leggermi, insomma, la storia. I primi 4 libri io li ho mangiati, cioè i primi 4 veramente mi sono piaciuti tantissimo, super super dinamici, a me piacciono gli historical romance, è uno dei miei generi preferiti, quindi qui per chi non sapesse vi do insomma una trama molto velocizzata. La protagonista è Claire, che è sposata insomma nel periodo dopo la seconda guerra mondiale, va a fare il viaggio di nozze in Scozia, diciamo un po' un viaggio di nozze posticipato perché lei era un'infermiera di guerra e lui era un soldato, vanno a fare questo viaggio di nozze posticipato in Scozia e nel mentre sono lì in Scozia lei tocca delle pietre di un cerchio di pietre e si ritrova nel passato 200-250 anni prima,
nella rivoluzione scozzese, praticamente, che sta per iniziare, e quindi si ritrova completamente in un'altra epoca. Naturalmente inizialmente è tutta, insomma, scioccata, perché, insomma, come è successo, vuole ritornare indietro, insomma, però poi piano pianino le cose cambiano, anche perché incontra un super belloccione di nome Jamie Freezer, che gli fa cambiare un pochino idea, diciamo. Insomma, poi la storia continua, naturalmente, se sono 15 libri, insomma, in italiano, e no, 16 libri in italiano e 9 in inglese, gli anni vanno avanti, succedono molte cose. C'è la rivoluzione scozzese in mezzo, ci sono prigionie, non vi voglio spoilerare. Comunque, i primi 4 libri io li ho mangiati, il quinto ha fatto molto molto fatica, non è un grosso spoiler, però comunque c'è un viaggio in nave, e questo viaggio in nave prende praticamente tutto il libro. Ed essendo un viaggio in nave, è lì, insomma, no, non è che è proprio velocizzato, e quindi è poco dinamico, quindi per me c'è stato un down nel quinto. E poi è stata un po' altalenante la cosa, anche perché dopo si aggiungono nuovi personaggi, quindi nuovi punti di vista. La Gabaldon poi ha fatto altri punti di vista, oltre a quelli dei protagonisti, di Jamie e di Claire. Poi ci sono altri punti di vista, arrivando fino a 6, se non sbaglio. Ad ora, insomma, l'ultimo che ho letto ce n'erano 6. Quindi qua la situazione si ingarbuglia ancora di più. Ci spostiamo nel nuovo continente, in America, quindi poi ci sarà la rivoluzione americana, tanta storia. E quindi io i primi 4, come vi ho detto, li ho adorati, poi c'è stato un po' di su e giù, e secondo me è stata un po' lentina poi la narrazione. Però se vi piacciono gli historical romance, secondo me questa è una saga veramente veramente bella, che merita. Naturalmente, appunto, essendoci tanti volumi, ci sono un po' di alti e di bassi, ecco. Quando succedono tante cose è molto dinamico, quindi va, però magari ci sono dei momenti di stallo in cui le cose sono un pochino prolisse, insomma, dovete avere un po' di pazienza in alcuni punti. Io, come vi ho detto, la continuo ormai la storia, perché, insomma, voglio vedere, insomma, come va a finire. Non so quando la Gabaldon vorrà finirla questa storia, non si sa ancora. Però ecco, se vi piace il genere historical romance, questo fa assolutamente al caso vostro come storia, quello sì. Preparatevi a dei punti in cui ci sono un po' dei down, dei punti un pochino più lenti. Succedono, ragazzi, tantissime cose, ma tante, 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 naturalmente, essendo tanti anni, essendo tanti libri, succedono veramente tante cose. Io ho parlato poco fa, cioè poco tempo fa, su Instagram con una ragazza, appunto, di uno degli ultimi libri, ma io avendolo letto, quando è l'ultimo libro che l'ho letto? 4-5 anni fa, io delle cose me l'ero perse, cioè, nel senso, me l'ero scordato, naturalmente. Ora non posso farne una rilettura di 15 libri, perché se no ci metterei un anno, però insomma poi mi è venuto in mente quando lei me lo raccontava, quella scena di cui parlava. Quindi succedono veramente veramente tante cose, però ecco, io la consiglio assolutamente. E niente, ragazzi, fatemi sapere voi se l'avete letta. Cosa ne pensate. Io vi mando un grossissimo bacio e ciao a tutti!